La politica è un insieme di cose e di persone che condizionano il nostro tempo. I politici ci impongono ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Appartengono a tutti noi. Siamo noi a sceglierli. La realtà cambia e si modifica. Saremo attenti, perché alcune scelte si legano a noi automaticamente. Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Verità. Domani il Consiglio regionale discuterà nuovamente della situazione della Gamma, l'azienda avicola di Monteverde di Boiano. E noi questa sera cerchiamo di fare il punto della situazione con un parterre qui in studio interessante, con ospiti graditissimi. Quindi parto subito a presentarli, a cominciare dalla mia destra con Mariano Russo, RSU della CGIL. Buonasera. Buonasera. Carmela Lalli in rappresentanza della regione. Buonasera. E poi se ci spostiamo alla nostra sinistra, l'ex governatore della regione, il consigliere regionale di Forza Italia, Michele Iorio. Buonasera. A seguire abbiamo Giancarlo Diglio, RSU della CISL. Buonasera. E infine abbiamo il presidente di Conf Cooperative, Domenico Calleo. Buonasera. Ecco, buonasera a tutti gli ospiti. Iniziamo subito. Lo abbiamo detto poc'anzi, la Gamma è l'azienda avicola, una delle realtà più importanti del Molise, ma se non addirittura del Mezzogiorno d'Italia. Era un po' il fiore all'occhiello della nostra regione. Poi, vuoi per alcune vicissitudini, per scelte, per strategie di mercato, e per una serie probabilmente di coincidenze siamo arrivati ad una situazione in cui si discute di rilancio dell'azienda avicola con un nuovo piano industriale che è stato presentato la scorsa settimana in aula proprio dal governatore Frattura. E di questo piano industriale, così come è stato illustrato, sembra quasi che l'opposizione a Palazzo Moffa era un po' all'oscuro, quindi mi rivolgo al consigliere Iorio, avete un po' così evidenziato questa sorta di anomalia. Quello che le voglio chiedere questa azienda, la GAM, era il fiore all'occhiello della nostra realtà. Ma che cosa è successo? Perché siamo arrivati ad oggi a parlare ancora di rilancio di un'azienda avicola? Ma credo che la storia della GAM la conoscono in molti nel Molise, anche perché ne abbiamo parlato tantissime volte. Noi ci siamo trovati in un momento di grave difficoltà dell'arena, per la verità, che ci ha visti impegnati in una serie di provvedimenti e di iniziative per raggiungere l'obiettivo e il risultato di tenere l'azienda aperta, presente sul mercato, con possibilità anche di evoluzione per quanto attiene il futuro, e senza ripetere puntualmente la storia, che è davvero difficile così da raccontare, abbiamo mantenuto in piedi l'intera filiera impegnando tantissimi fondi pubblici, nella consapevolezza che quell'impegno dovesse servire non solo a rilanciare l'azienda, ma a consentirle di incrociare un privato, un imprenditore interessato a rilevarne la produzione e quindi a sostituire la regione, che aveva l'obiettivo di uscire fuori da quella società, che era una società complessa. Insomma, la storia è lunghissima della filiera avicola molisana.
Lo abbiamo fatto nella piena consapevolezza di assumerci tante responsabilità per mantenere in piedi un settore vitale dell'economia e anche, direi, senza tema di essere smentito, un settore molto ma molto delicato e particolare. Particolare perché vi è una filiera vera, completa, dalla nascita del pollo alla sua vendita successiva, ed era una filiera che aveva così un'attività che a mio giudizio non andava comunque interrotta. Ad un certo punto poi le vicende riguardano quest'ultimo periodo, direi quest'ultimo anno, la regione ha deciso di sospendere l'attività di macellazione e credo che si siano create delle condizioni di difficoltà ancora più grosse, più rilevanti rispetto al passato. Ecco, questo quadro, rispetto a questo quadro, a questo passaggio, alle motivazioni, alle soluzioni che anche di cui si parla e si è parlato tanto sulla stampa ai vari livelli, non c'è chiaro il quadro dell'impostazione finale, non c'è chiaro nemmeno oggi, tant'è che abbiamo presentato, prima ancora di conoscere il piano industriale che non conoscevamo del presidente Frattura, abbiamo presentato un ordine del giorno esprimendo le nostre idee su quello che c'è da fare e domani si aprirà la discussione. Quello che voglio chiedere invece ecco, a Mariano Russo, un lavoratore dell'azienda, ieri come si lavorava? Qual era il clima all'interno dell'azienda? Se magari si sentiva, se c'era ecco, questo minimo sospetto che l'azienda si incamminava verso una crisi, verso un default e poi per arrivare a quello che oggi conosciamo tutti, una situazione insomma gravissima. Beh, questa era una cosa che era una vicenda che arrivava verso la fine, una cosa che era chiara che l'azienda finiva in quel modo, perché erano già da qualche anno che l'azienda aveva dei grossi problemi, lo stipendio arrivava sempre in ritardo, problemi economici, la storia dell'arena, la storia dell'azienda che produceva anche pollo, diciamo, non più all'altezza del nome che aveva la GAM. Quindi bisognava fare una ristrutturazione, era un'azienda che andava a finire, si vedeva subito. Ma quindi voi lo sapevate? Certo che lo sapevamo, perché lì i problemi vengono da lontano, non è un problema che viene da adesso. I problemi vengono da anni, da parecchi anni a questa parte. Noi dal 2008 abbiamo incominciato ad avere dei problemi e la regione ha investito i primi 5 milioni di euro, già si capiva che la situazione andava sempre verso il peggio e infatti così è successo. Noi negli ultimi periodi, quello che dice il presidente Iorio, per carità, noi non vogliamo fare né polemica né nessuna, ecco, siamo qui per ragionare, ma nell'ultimo periodo noi non eravamo più in grado di produrre, era un'azienda che avrebbe chiuso da sola praticamente, perché non avevamo più l'attrezzatura, non era mai obsoleta, la linea del freddo, il pollo si lavora con il freddo, perché una volta macellato la linea del freddo non esisteva più, quindi era un'azienda che praticamente avrebbe chiuso da sola. Hanno un po' anticipato le cose, per carità, perché sono state anticipate. Quanti un po' le erano cose. Ecco, i lavoratori compreso l'indotto? Era un bel numero. Era un bel numero perché noi come lavoratori eravamo a tempo indeterminato, si parlava di circa 400 lavoratori. Poi c'erano 400 stagionali che giravano nell'arco dell'anno, quindi avevano un reddito. Poi c'erano gli allevatori, lì praticamente è stato un periodo che si parlava di oltre 1000 persone tra lavoratori e indotto. Adesso che cosa è rimasto? Non è rimasto più niente, perché la filiera non esiste più, praticamente è una filiera che è stata distrutta. Prima avevamo, come diceva sempre il Presidente, avevamo dalla nascita del pulcino, anzi dalle uova, la nascita del pulcino fino alla macellazione e alla commercializzazione, adesso non c'è più niente, non abbiamo più un capannone, non abbiamo più un allevamento di ovaiole, praticamente non esiste più niente. Noi è rimasto in piedi solamente l'incubatorio, perché sta lavorando per altri, sta lavorando per AIA. E se no altrimenti sarebbe chiuso pure l'incubatore, perché noi non abbiamo più un uovo per poter incubare, tutto quello che abbiamo è di AIA all'interno dell'incubatore, quindi è praticamente è stata distrutta una
un'azienda, come dicevi prima, che era un fiore all'occhiello ed era la più grossa azienda agricola del Mezzogiorno, quindi è situata in una posizione che faceva gola, strategica, ha fatto sempre gola ai nostri competitor, quindi però adesso non stiamo a vedere di chi sono le colpe, anche se ognuno di noi ha la sua idea, però praticamente hanno distrutto una parte importante di questa regione, perché la gamma nei tempi d'oro nel PIL molisano aveva un certo rilievo, quindi praticamente speriamo che adesso qualcosa venga fuori, anche se noi sinceramente rimaniamo ancora scettici noi come lavoratori, perché abbiamo avuto talmente tante promesse da anni, abbiamo visto cose che non si sono poi avverate, quindi siamo un pochettino pessimisti su questo. Anche un susseguirsi di persone che erano lì all'interno del CDA e che decidevano. Oggi invece di questa azienda ne sono rimasti, considerando che lavora soltanto l'incubatoio, una trentina di lavoratori. Quindi oggi invece che aria si respira all'interno dell'azienda, Dilio? Oggi stiamo vivendo un momento drammatico economico e fortunatamente posso dire anche ai lavoratori che ci stanno seguendo che proprio oggi è stato accreditato il mese di marzo, quindi pensate un po' voi, una famiglia monoreddito, una famiglia che comunque lavorava in quell'azienda, a portare a casa da marzo non porta a casa nemmeno un centesimo, quindi il disagio è totale. L'azienda è chiusa da ottobre. L'azienda è chiusa da ottobre. Noi speravamo che comunque si acceleravano un po' più i tempi, perché io quello che volevo riallacciarmi alla domanda pure di Mariano, io quello che posso rimproverare alla vecchia gestione, alla vecchia amministrazione, al consigliere Iorio, è che purtroppo noi lo sapevamo che comunque l'azienda poteva chiudere da un momento all'altro, perché ci stavamo dentro, noi lavoravamo là dentro, quindi vedevamo che purtroppo le produzioni andavano a finire, non c'erano più soldi. Quello che rimprovero è che comunque si doveva trovare un imprenditore. Noi facevamo di tutto, anche con delle riunioni, andavamo alla regione, siamo stati sotto la regione a parlare, che comunque ci voleva un imprenditore nonostante, serio. Nonostante la regione è il socio di maggioranza, quindi ecco, con il... adesso totalitario, quindi sì, voglio dire, non ha rappresentato comunque la garanzia, ecco, di continuità, non è bastato, ecco, la presenza di un ente pubblico. No, volevo finire solo un attimo, giusto per riallacciarmi. Sì, effettivamente le colpe, io, a prescindere che oggi noi dobbiamo parlare di riprendere questa azienda, e l'appello che farò è quello che sia la minoranza che la maggioranza si mettono insieme, uniti, per cercare di riaprire questa, l'azienda più grossa del Mezzogiorno, anche perché nel Molise 3 ne abbiamo di aziende, con la speranza che riaprano tutti e tre. E volevo dire, sì, ci sono stati spesi dei soldi pubblici, sono stati spesi, però comunque l'economia girava, cioè comunque ci lavoravano, tra tutto l'indotto ci lavoravano 1000 dipendenti, di cui oggi 270 come noi, tempi indeterminati, comunque prendiamo l'ammortizzatore sociale. Poi ci sono i 400 avventisi che sono lavoratori storici, avventisi storici, che comunque erano 13 anni che lavoravano in quell'azienda. Ad oggi non è stata trovata, non hanno nessuna forma di tutela, di sostegno al reddito. E poi, per non parlare ancora di allevatori e trasportatori. Ecco perché noi dobbiamo bacchettare sia la precedente che adesso anche l'amministrazione nuova. Speriamo che si accelerano i tempi, perché da ottobre ad oggi comunque sono passati, io non dico che non si è lavorato, perché abbiamo fatto tantissimi tavoli, tavolo sociale, tutti i tavoli abbiamo fatto, però adesso si deve trovare una soluzione. La regione si deve assumere la responsabilità e cercare di trovare la soluzione, una soluzione certa che non danneggi i lavoratori. La soluzione sembra ormai trovata, si parla di socializzazione dell'azienda. Una premessa, del resto l'hanno confermato anche i lavoratori e i rappresentanti sindacali, cioè le ragioni della crisi dell'azienda, prima Solaghi, tal poi Gambe, della filiera avicola, affondano sicuramente le radici molti anni fa, e loro lo confermano che già da tempo avvertivano che quell'azienda fondamentalmente era un'azienda ormai decotta, già quando ci fu il passaggio
con l'affitto dell'azienda nel 2012, novembre 2012, da Solagrita, l'andata in liquidazione coatta amministrativa, la GAM, purtroppo non c'erano più le condizioni per poter diciamo, lavorare e far funzionare la filiera a regime e in maniera quantomeno efficiente. Per cui quando si è insediata la nuova giunta agli inizi del 2013 si è trovata una situazione che era già disastrosa. Intanto molti un'emorragia già di allevatori che ovviamente erano, come dire, allettati da altri competitor e quindi già si erano verificati molti passaggi delle soccide Adaia, Amadori e Fileni. La GAM, quando si è insediata la nuova giunta, aveva già perdite di esercizio per 8 milioni di euro dopo 3 mesi di attività. Gli impianti erano tutti, lo riconoscono gli stessi lavoratori, ormai fatiscenti, obsoleti, cioè capisco la necessità della parte politica di finanziare, di dare, come dire, un supporto a quell'attività così importante. Il problema però, a nostro avviso, è che quei finanziamenti non hanno avuto la giusta finalità, cioè lì non è stato investito un euro in ristrutturazione, in innovazione, semplicemente si andava lì a coprire le perdite, prima della Solagrital e poi della GAM. Peraltro in condizioni diciamo, di lavoro gravissime, cioè lì non erano tutelati minimamente la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. E, è chiaro che in quelle condizioni già trovare un imprenditore era praticamente un'impresa impossibile. Ma ciò nonostante, la regione lo ha fatto, ma la regione per la prima volta. Ma no, questo non rispondo io. Non è vero, perché allora diciamo che questo mito, ecco. Perché in realtà noi abbiamo addirittura preferito fare, proprio per dare trasparenza, un'evidenza pubblica, una procedura di evidenza pubblica per il reperimento di un partner privato, perché lei prima diceva ma la presenza della regione non garantiva l'imprenditore. Purtroppo no, perché le condizioni della filiera erano già non solo disastrose, ma peraltro con una situazione anche dal punto di vista degli asset produttivi assolutamente confusa, cioè con i credo circa 50 milioni di euro che dal 2009 sono stati non investiti ma io direi buttati nella filiera avicola, gli assets di proprietà della regione sono 4 centri pollastri, un centro vaiolo e dei macchinari che oggi da perizia di stima valgono 5 milioni di euro. Quale imprenditore veniva in condizioni di quel tipo? Non c'era un immobile da poter rivendere. Erano tutti di altre proprietà facenti capo al vecchio gruppo Arena e tutte in procedura concorsuale, concordato preventivo. Per cui il bando, diciamo così, la procedura negoziata che abbiamo avviato non ha portato naturalmente alcun esito. Con l'arrivo poi del nuovo management della GAM si è preso atto in maniera anche, però voglio dire... è vero che nell'ultimo periodo la regione aveva iniziato anche a dialogare con un imprenditore che era arrivato dalla Sicilia. Che ha risposto a questa procedura negoziata. Purtroppo poi le negoziazioni non hanno portato a nulla, perché obiettivamente le condizioni della filiera, ma ripeto, per cause che risalgono a molti anni addietro, non erano più appetibili. Per cui la scelta della regione qual è stata? Intanto di fermare l'emorragia finanziaria. La GAM, esattamente come la Solagrital, ha una perdita fisiologica che si attesta tra 1 milione e 1,5 milioni di euro al mese. Le condizioni di tutela dei lavoratori non erano più rispettate, per cui a fronte della relazione dell'amministratore unico, l'ingegner Baranello, che chiedeva la chiusura del macello, anche se noi tutti ci auguriamo e sarà sicuramente così momentanea, è stata presa questa decisione di chiudere momentaneamente il macello e il mangimificio, di lasciare aperto l'incubatoio, ma parallelamente si è avviato, come dire, dal mio punto di vista un'inversione di marcia, per cui redatto un nuovo piano industriale che però vede per la prima volta, ed era necessario farlo, la fuoriuscita della Regione Molise, quindi la Regione che deve riprendere il suo ruolo di, come dire, semplificatore, di incentivatore delle azioni imprenditoriali, ma di soggetti privati, ovvero di socializzazione d'impresa. Ecco, ma consigliere Iorio, voi non ci avete mai pensato, magari, ecco, nel passato, di cambiare rotta, come diceva Carmela Laghi? Io non sono assolutamente d'accordo con questa tesi, sono anche in disaccordo con chi descrive la situazione come una situazione irrimediabile. È vero che spesso si cambia pensiero a seconda dei tavoli e dei momenti, ma
Ma tutto quello che noi abbiamo fatto, lo abbiamo fatto d'accordo con i sindacati nazionali e locali, sapendo di vivere momenti di difficoltà. Quello che ci veniva richiesto era comunque, in ogni caso, la ricerca di un partner privato che abbiamo avviato e che non abbiamo trovato se non un paio di imprenditori più lo stesso imprenditore con cui poi dopo hanno parlato, Leocata, con quale ci siamo incontrati in più occasioni. A me risulta che lo stesso Leocata, quando è venuto qui nel Molise, poi successivamente già con la nuova giunta regionale, non ha potuto che prendere atto di una situazione di una filiera che non esisteva più. Fino a quando ho governato non c'era stata nessuna emorragia di allevatori, non c'era stata nessun abbandono. Vorrei ricordare che si producevano sui 300-400 mila polli settimana nel momento in cui si lavorava, con difficoltà indubbiamente. E anche i problemi della ristrutturazione interna dell'azienda ai fini della sicurezza si stava programmando con interventi, diciamo, di una media consistenza come investimenti, per intervenire su quegli aspetti più particolari, più scabrosi, che erano, ricordo così, l'impianto elettrico e la parte del freddo, che la produzione del freddo, che doveva essere ristrutturata. E questo era il nostro percorso: non ammazzare l'azienda, ammazzare nel senso di metterla in condizioni di chiuderla, ma di accompagnarla fino all'arrivo di un imprenditore che avesse potuto sostituire la regione. Perché quando parliamo di sostituire la regione, parliamo di un'ipotesi che deve incontrare, deve incrociare un'altra volontà. Oggi io credo che sia molto, ma molto più difficile che un imprenditore arrivi ad offrirsi in una condizione del genere. A sacrificarsi, pur tuttavia riteniamo che questa è l'unica strada. Ora, sostituire l'imprenditore con la socializzazione, con le cooperative, è un'idea che, insomma, dal punto di vista scolastico sicuramente è affascinante. Non so quanti esempi di situazioni del genere ci sono in Italia, situazioni del genere. Io credo invece che valga la pena, nonostante ritengo che sia stato un errore non continuare ad intervenire per trovare l'imprenditore privato, valga la pena di ricercarlo questo imprenditore, in tutti i modi, anche, e abbiamo proposto anche la nomina di un istituto bancario, di una società di ricerca in questi settori. Si parlava poc'anzi di svariate decine di milioni di euro. Ecco, lei pensa che tutto questo grosso introito era necessario indirizzarlo, incanalarlo verso quella direzione, o magari pensa che diciamo c'è stato anche uno sperpero in qualche modo? C'è stato sicuramente anche uno sperpero, si trattava di procedere anche a una ristrutturazione e l'imprenditore privato sicuramente richiedeva, quelli che abbiamo incontrati, i sindacati lo sanno, richiedevano alcuni interventi drastici sia sulla gestione, sia sull'organizzazione, sia una serie di altri problemi per ridurre i costi di produzione. Ma, ripeto, tutto questo, a mio giudizio, andava fatto in corso d'opera. Non andava chiusa la produzione, perché la chiusura della produzione rende l'intera partita molto, ma molto più difficile. Questa è la mia idea. E anche sul piano industriale io mi auguro che le cose funzionino così come sono state descritte, ma credo che ci avviamo verso un'attività molto, ma molto complessa, con un investimento anche molto rilevante. Mi pare che si parli 36. Di 32 più milioni di euro, eccetera. Si parla di costruire una nuova sede, ecco, non so, nel piano non ho letto, ma ci è stato consegnato solo per il momento una sintesi, che cosa, quali sono i dati economici dell'abbandono della sede esistente, che è in concordato anch'essa allo stato attuale delle cose, e quindi il valore delle attrezzature,
che cosa farà la GAM se va pure essa in concordato e come si fa questo concordato, con quale metodo, quale sistema e quanto la Regione mette di fondi pubblici per sostenere questo concordato. La costruzione di questa nuova società io la vedo molto complessa, d'altronde bisogna immaginare che qui c'è da rifare da capo l'intera filiera, perché ormai gli allevatori sono tutti andati via e mi risulta che richiedono anche il pagamento del pregresso con molta forza. E mi risulta anche che hanno forti perplessità senza questo e comunque rimangono perplessi sulla formazione di una cooperativa di produttori. Voglio dire, sul piano tecnico poi insomma, si quindi può diciamo discutere, che, si può avere, tanti punti si possono avere idee diverse. L'importante è che ci si assuma tutti la responsabilità di sostenere una tesi, adesso al di là di quello che è stato. Certo, io avrei fatto in un altro modo. Però non escludo che ci siano modi diversi di fare. Finora non mi pare che ci siano, almeno io non ho la dimostrazione che tutto questo percorso sarà un percorso agevole, perché nulla è facile, nulla è agevole. Senza grossi rischi. Però che sia un percorso che quantomeno punti al risultato. Ecco, ho l'impressione che rispetto ad un privato che non c'è, ecco, diciamo così, si individua una soluzione sostitutiva del privato con la socializzazione, ma credo che se l'analisi economica della produzione, dell'attività industriale è un'analisi economica che può andare verso obiettivi positivi, perché non immaginare che ci possa essere qualcuno interessato a questa azienda con gli investimenti che la Regione naturalmente ha la disponibilità di mettere in campo. Intanto in attesa di questo piano io di questo socio privato. L'imprenditore non c'è mai stato. È vero che l'imprenditore non c'è. Non c'è mai stato, perché mi chiedo perché non l'avete fatto prima. Infatti, noi non c'è mai stato, però una ricerca in maniera concreta insomma si ma potrebbe è fare fatto, cioè, è stato fatto un bando abbiamo contattato ufficiosamente, allora intanto intendiamoci che la filiera avicola si caratterizza per un oligopolio, perché sono pochi competitor e molto grandi, quindi veramente si contano sulle punte di una mano, e questi sono stati tutti ufficiosamente, informalmente contattati con riunioni agli Amadori Fileri, tutti. E ci hanno detto, non eravamo interessati prima e non lo siamo adesso, chi per scelte strategiche, chi perché probabilmente vogliono che la filiera muoia e finisca e viene meno il polo industriale avicolo molisano. Abbiamo voluto dare trasparenza a questo facendolo con una procedura negoziata, quindi una procedura di evidenza pubblica, e nessuno ha risposto. Quindi mi si dice un imprenditore, ma se guardi nel 2012, quando avete fatto il passaggio da Solarica alla GAM, le condizioni erano già disastrate, ma sicuramente meglio poi di quello che è successo da quando è entrata la gestione GAM. Se non si è affacciato allora un imprenditore, non siete riusciti, e io so che dei contatti li avete avuti. Sì, 3 o 4. E questa però la dice lunga. Quindi oggi è, voglio dire, probabilmente quasi impossibile trovarlo in queste condizioni, ma la socializzazione di impresa non deve essere vista come perché, piano B. Cioè è un progetto. Ma il piano B magari è l'idea, non l'ipotesi c'è dubbio che il privato facilita, ma non c'è dubbio che l'imprenditore privato serio, affidabile, che non vuole venire a fare qui lo sciacallo, facilita. Il problema è che non c'è. E che comunque la socializzazione d'impresa noi lo riteniamo, soprattutto in un momento di crisi economica, ma poi questo sicuramente lo spiegherà meglio il Presidente Calleo, non un piano B, non come dire una soluzione, un rimedio, perché non c'è nient'altro, perché se è così non si parte proprio, cioè bisogna crederci, e noi ci crediamo, noi riteniamo che anche per come è strutturata la filiera avicola e come funziona la filiera avicola, il mondo della cooperazione possa essere una risposta adeguata. Proprio, volevo solo, ecco, ovviamente c'è il presidente della Conf Cooperativa, almeno ci illustra un po' questa idea, questo progetto di socializzazione dell'impresa con queste cooperative dei vari reparti.
Volevo precisare innanzitutto che io sono qui in veste di presidente di Alleanza delle Cooperative Italiane del Molise, perché il 5 abbiamo costituito l'alleanza anche qui in Molise e rappresentiamo 43.000 cooperative per 1.200.000 occupati, 12 milioni di soci e 140 milioni di euro di fatturato, 140 miliardi di fatturato. Per cui i numeri la dicono lunga. È normale che la socializzazione che noi proponemmo esattamente un anno fa non può essere considerata una ruta di scorta, io l'ho detto al primo giorno, e tantomeno un piano B, perché alla socializzazione o ci si crede o non ci si crede. Ma ci devono credere tutti, non solo noi che rappresentiamo il mondo cooperativo, ci deve credere la politica, ci deve credere la comunità, ci devono credere le parti sociali, i sindacati, i lavoratori. Se non si fa questo gioco di squadra è normale che il giorno dopo che si costituiscono le cooperative fallisce tutto. Per cui se non partiamo da questo principio credo che sia molto difficile realizzare un'iniziativa del genere. Anche perché noi già sappiamo che il percorso è un percorso in salita, non è in discesa, anche perché qui in Molise parliamo con GAP, partiamo con GAP e c'è quello culturale, perché non c'è la mentalità imprenditoriale in Molise. Anche perché giustamente i lavoratori non sono abituati a ragionare in modo imprenditoriale, perché la prima domanda che viene fatta è in modo naturale, ma io cosa rischio? Beh, e allora lo crediamo bene, anche perché la maggior parte dei lavoratori della Gama, ma non solo, ci sono anche altre aziende in crisi, vivono in uno stato di disoccupazione e addirittura chi non può usufruire di ammortizzatori logicamente non ha nemmeno possibilità di crearsi una prospettiva a livello imprenditoriale. Per cui il nostro movimento è proprio indirizzato a cercare di creare quelle condizioni, ma le condizioni si creano lavorando insieme. Quando siamo partiti l'anno scorso con la socializzazione, noi prevedevamo logicamente la costituzione di una serie di cooperative. Si parlava allora di 3, di 4, adesso diciamo che sono 2 cooperative, una cooperativa di OP, per cui una cooperativa di organizzazione di produttori, e una cooperativa di trasformazione. Logicamente faranno parte anche di questa filiera, di questa new co, chiamiamola in questo modo, anche i consorzi che comprendono i trasportatori. Tutto questo poi verrebbe praticamente diciamo gestita da una SPA e non ci dimentichiamo che a livello nazionale abbiamo già una serie di realtà cooperativistiche, possiamo pensare alla Granarolo, possiamo pensare a Conservitalia, che sono grosse strutture. Conservitalia, per farvi capire, è il consorzio che ha acquistato la Cirio e che ha rilanciato quei prodotti sul mercato. Per cui abbiamo già delle realtà importanti a livello nazionale. E noi quello che vorremmo fare, attraverso le organizzazioni nazionali, di trasportare, di trasferire quel know-how anche in questa regione. Perché noi crediamo che con la partecipazione dei soci, direttamente a quello che è il progetto industriale, possa essere una responsabilità. Responsabilità non solo a chi lavorerà oggi, ma anche per il futuro, per chi lavorerà domani. Ma i lavoratori che devono partecipare a questa cooperativa, a questa nuova forma di giuridica di questa attività, che cosa devono investire al di là del capitale umano? Devono investire anche delle risorse? Nel piano finanziario, perché quando ad aprile di quest'anno siamo venuti a conoscenza del piano industriale, noi abbiamo praticamente analizzato un po' quelli che erano i punti critici all'interno del piano e attraverso i gruppi di lavoro abbiamo affrontato alcuni temi, tra cui il finanziario, il commerciale, il societario, e da lì il presidente Frattura ha presentato martedì scorso il piano esecutivo in sintesi. È normale che le cooperative, per potersi presentare nel mondo finanziario, hanno bisogno di capitale, per cui capitale parliamo di capitale finanziario, perché diciamo che la quota di cofinanziamento che le cooperative dovranno garantire, come abbiamo detto, sono circa 16 milioni di euro. Giustamente dice, ma come ritroviamo questi 16 milioni di euro? Una parte dovrà essere capitalizzata dalle cooperative che costituiranno questa new co, e si parla di circa 4 milioni di euro, e poi attraverso i nostri istituti finanziari e oltre al fondo delle PMI che capitalizzeranno le cooperative, riusciremo praticamente a raggiungere 16 milioni di euro di cofinanziamento. Detto concretamente, gli allevatori dovrebbero versare una quota diciamo intorno ai 20.000 euro, mentre i lavoratori intorno ai 5.000 euro.
queste ognuno, risorse ovviamente. Sì, per ogni persona. Oltretutto il nostro sistema bancario ha dato anche la disponibilità eventualmente di intervenire a favore di quei soci che non hanno la possibilità di versare al momento la quota sociale attraverso prestiti personalizzati per piani di ammortamento che vanno fino ai 5 anni, per cui non si va a incidere praticamente sullo stato economico dei lavoratori, perché capiamo bene che i lavoratori oggi non hanno nessuna possibilità per poter versare questa quota. E sorride già. Sorrido perché il Presidente, noi abbiamo tante volte parlato con il Presidente, e l'idea è un'idea che noi vorremmo valutare. Il problema è uno, Presidente. Attualmente c'è una situazione nel nostro territorio, un dramma veramente, perché i lavoratori vivono veramente, no, vivono in situazioni veramente penose. Io vi voglio solo portare, noi che siamo anche rappresentanti sindacali, quindi con i lavoratori ci parliamo, che troviamo in mezzo alla strada, ci sono delle situazioni veramente che fanno piangere, perché lavoratori che sono stati sfrattati dalle case, lavoratori che hanno ritirato i figli dalle università, lavoratori che non riescono più a fare la spesa. Quando noi parliamo, Presidente, con un lavoratore, perché noi ci viviamo con i lavoratori, e diciamo a un lavoratore che deve investire anche solamente 100 euro, il lavoratore ci fa scappare, perché non hanno la possibilità, non abbiamo la possibilità, perché noi che siamo anche lavoratori, anzi siamo soprattutto dei lavoratori, perché noi il sindacato lo facciamo come, siamo volontari nel sindacato, non è che percepiamo qualcosa. Noi quando parliamo con i lavoratori di questi argomenti, i lavoratori rispondono anche a malo modo, perché non hanno la possibilità nemmeno di investire 10 euro, perché i 10 euro che loro dovranno investire vanno a fare la spesa per la casa. Vedete, voi forse non immaginate la situazione in cui non parlo solo dei lavoratori gamba, perché noi siamo lavoratori gamba, ma il lavoratore in generale, perché qui nel Molise dagli ultimi dati che abbiamo, insomma, c'è una grandissima disoccupazione, una disoccupazione che è arrivata alle stelle, aziende che chiudono, lavoratori in cassa integrazione che percepiscono la cassa integrazione anche in ritardo, e provateci voi a vivere in una famiglia con 750 euro. Quindi quello è il problema serio che noi, che poi vogliamo discuterlo, ci vogliamo sedere a tavola, per carità, è una cosa che dobbiamo insieme, anche perché probabilmente non ci sono altre alternative, a meno che se ne trovi qualche altra. Diverse volte, quello che si andranno a fare dei prestiti personalizzati, dove il socio potrà restituire il prestito attraverso rate mensili di 80 euro al mese. Sì, ma quando restituisci, per esempio, per iniziare a lavorare ci vuole un anno e mezzo là. Se noi dobbiamo... E questo è il problema, che bisogna subito riattivare la filiera. Già a ottobre si potrebbe pensare ad utilizzare un macello che non sta qui in Molise, perché questo è il primo punto. Se non si parte è normale che ci sarebbero diverse difficoltà. Allora noi l'abbiamo detto alla Regione, e la Regione mi sembra che sia abbastanza d'accordo su questa linea, cioè che a ottobre comunque bisogna riprendere l'attività con un macello. Noi non anche scartiamo nessuna ipotesi. Non Molisano, altrimenti Presidente, io ho avuto l'incontro con i trasportatori, tanto per dire, e anche loro hanno lamentato questo disagio e hanno detto va bene tutto, l'importante è che si ricominci subito. Allora, se a ottobre si dovesse andare su questa direzione, cioè dire utilizzare un macello fuori regione, va bene, anche perché il problema grosso è che se il pollo molisano non riconquista il suo mercato, è normale che la filiera non potrà mai ripartire, perché il punto di partenza è proprio il mercato. Il pollo molisano era ambito perché era un pollo di qualità, ma adesso noi dobbiamo riguadagnare quello spazio, e lo spazio si riguadagna solamente se si rimette il pollo molisano su un mercato, perché a ottobre, se dovesse partire, noi ce la curiamo, e questa sarà la nostra spinta verso la politica, è quella di far ripartire l'attività di macello già ad ottobre, in modo tale che i lavoratori potranno già vedere con più fiducia il loro futuro, ma soprattutto incominciano a lavorare gli allevatori, che oggi sono sparpagliati, e purtroppo ci sono anche degli speculatori che utilizzano praticamente il loro bisogno per guadagnare, per fare lucro, e i trasportatori che oggi sono in attesa
e sono veramente in grosso disagio. Alcuni mi risultano dovuto vendere addirittura il camion per poter vivere. Della filiera, perché non stanno lavorando, noi siamo fortunati perché la cassa integrazione riusciamo, loro non percepiscono niente, quindi è veramente una situazione drammatica per i trasportatori. Intanto, però, parliamo di trasportatori, parliamo di lavoratori, ma in realtà l'elemento principale è la materia prima, quindi sono i polli, ovvero gli allevatori. Non abbiamo più niente in questo momento noi in quell'azienda non abbiamo più un allevamento. L'industriale prevede ovviamente, perché la situazione attuale è sotto gli occhi di tutti, però prevede naturalmente degli investimenti proprio di riconversione degli unici centri poi che ha in proprietà la GAM, per cui oddio, non vorrei essere troppo tecnica, comunque diciamo che una parte dei centri pollastre verrebbero riconvertiti, voi lo conoscete, perché poi ci tengo a dire che questo piano industriale è stato oggetto di approfondimento in questi gruppi di lavoro che ha costituito la Regione Molise, anche con la presenza naturalmente dei rappresentanti, quindi sono argomenti che con loro abbiamo approfondito, sviscerato, per cui c'è la necessità, e il piano industriale lo prevede anche in termini di impatto finanziario, di riconversione di alcuni centri in centri ovaiole, perché noi sappiamo che gli allevatori delle ovaiole hanno deciso, bontà loro, di seguire un altro percorso. E però sappiamo anche che ci sono tanti allevatori che sono pronti o a partire direttamente con l'allevamento cosiddetto ovaiolo a riconvertire il loro centro cosiddetto broilers in centro ovaiole. È chiaro che, diceva il presidente Calleo, noi spingeremo la politica perché no, ma siamo noi, cioè quantomeno il presidente Frattura che sicuramente spinge perché si parte il prima possibile. Il punto però è bisogna costituire soggetti attuatori. Cioè, come dire, la politica, tra virgolette, sta facendo la sua parte, ha voluto che questo piano industriale fosse oggetto di condivisione, e loro lo sanno perché ci siamo incontrati proprio sistematicamente in regione per approfondire tutte le tematiche, abbiamo fatto i gruppi di lavoro, sono stati verbalizzati, abbiamo sviscerato ogni aspetto del piano industriale. Oggi però noi aspettiamo di sapere che cosa si vuole fare. La Regione la sua assunzione di responsabilità l'ha fatta, intanto, come dire, da un punto di vista politico, decidendo di destinare una parte di risorse pubbliche alla filiera avicola. 16 quindi, milioni più o meno è la cifra. 16 milioni, non solo, perché diceva il presidente Calleo, c'è anche un intervento che verrà fatto sulla capitalizzazione delle cooperative. Noi ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà che hanno i lavoratori. È evidente che non potevamo chieder loro delle quote di sottoscrizione del capitale elevato, però la sottoscrizione della quota di capitale serve da una parte come gesto di assunzione di responsabilità, perché questo è importante. E dall'altra, però, a fronte delle loro difficoltà, col fondo PMI che è stato istituito con la legge regionale del 2014, si è deciso, quindi anche qui una scelta politica ben precisa verso la cooperazione, di destinarlo non solo verso la cooperazione, ma proprio la cooperazione del settore avicolo. Per cui 2 milioni del fondo PMI potranno essere destinati alla capitalizzazione delle cooperative. Intanto, ecco, si parla di piano industriale, di questa socializzazione di impresa, una nuova forma ecco, moderna, che è già in vigore in diverse realtà, ma certo, punti interrogativi ce ne sono diversi, quindi pregherei la regia di mandare un contributo dove vediamo, si analizzano un po' di punti interrogativi, così poi discutiamo anche su questo contributo di Stefania Potente. Ha spiazzato tutti l'annuncio fatto dal presidente Frattura sulla GAM. Il nuovo piano industriale di rilancio della filiera avicola di Monteverde di Boiano non dovrebbe fare una piega, ma i primi a sfilacciare gli orli di un atteso rilancio sono i consiglieri di opposizione di Palazzo Moffa, che puntano il dito proprio contro il progetto della Giunta. Nessuno sapeva dell'ufficialità del piano che il governatore ha illustrato in aula. A scucire sembra ci siano pure gli allevatori, o meglio la cooperativa che si è costituita un po' di tempo fa, la AAA, e che sembra non voglia più aderire al progetto della cooperativa per il rilancio della socializzazione di impresa. A molti il progetto compilato da Confcooperative non piace e non riescono a digerirlo. Ma di punti chiave da snocciolare ce ne sono ancora. Più di qualche volta in quest'ultimo periodo la Giunta ha ribadito la volontà a realizzare il macello, meno oneroso riedificare uno nuovo piuttosto che sanare quello vecchio, costato alle tasche dei molisani ben 37 milioni di euro. Infatti forse non tutti sanno che il 25 marzo 2010, durante il governo Iorio, l'allora esecutivo con una deliberazione del 25 marzo ha acquistato il complesso industriale boianese alla modica, si fa per dire, cifra di 37 milioni di euro.
Questo perché, riportato nella delibera rispolverata di recente dal movimento Area Matese, continua a permanere l'interesse preminente della regione Molise ad acquistare il complesso industriale di Boiano per completare il disegno teso a ricostituire l'integrità aziendale di tutta la filiera industriale avicola e mantenere i livelli occupazionali consolidati. Il percorso che si sta definendo deve ritenersi a tutti gli effetti diretta derivazione di quanto avviato con la delibera di giunta regionale numero 370 del 2009. A godere dell'acquisto milionario fu la Logint SRL, che avrebbe venduto alla regione lo stabilimento di Boiano per 37 milioni e nel frattempo costituiva in favore di GAM un usufrutto in cambio del pagamento di 15 milioni di euro, che dovevano intendersi come acconto sulla futura vendita. Uno spreco inutile dal momento che 4 anni più tardi, cambiato il governo di Palazzo Vitale, viene giudicato talmente inutilizzabile da ritenerne più conveniente la costruzione ex novo. Un altro dei nodi da chiarire riguarda la SPA, che dovrebbe essere super partes e al tempo stesso avrà una partecipazione nelle stesse cooperative, e così si rischia di avere un altro carrozzone da finanziare. Insomma, cambiano i governi e le volontà politiche, ma chiunque provi a prendere in mano la vertenza GAM rischia sempre di scottarsi. Ennesimo carrozzone, sembra che chi prende in mano questa azienda, la GAM, pare che si scotti. Perché visto che si fa riferimento, intanto noi abbiamo chiesto come opposizione che se ne discutesse in Consiglio regionale, perché altrimenti non avremmo saputo nulla. Ma non è tanto questo il problema era di chiarirci tutti quanti per assumere ciascuno le proprie responsabilità sul da farsi, su quello che bisogna fare in futuro. Premettendo che io ritengo sia stato un gravissimo errore chiudere, su questo sono assolutamente convinto che sia così, premettendo anche che io ritengo, noi riteniamo che la ricerca di un imprenditore alle condizioni favorevoli che la Regione oggi mette in campo per gli investimenti, i famosi 32 milioni di euro, sono gli investimenti. Poi naturalmente ci sarà bisogno del circolante, c'è bisogno di iniziare l'attività, sono altri milioni di euro necessari, quantomeno attraverso un istituto bancario, credo, o attraverso un indebitamento che sia. Cioè è un'operazione così complessa, così particolare, che io credo debba essere studiata e capita fino in fondo. Primo, perché si abbandona l'idea della vecchia struttura? Possiamo definirla, ma con dati alla mano, perché finora io non ho visto né perizie né so, per esempio, se è stato contattato il curatore. Nel contributo sì, si parlava della Logitech degli anni addietro. Allora, intanto, vabbè, diciamo un'imprecisione, nel senso che la delibera della vecchia giunta regionale, che si basava su una perizia REAG dell'importo di 37 milioni, in realtà i 22 milioni non sono mai usciti dalle casse regionali. Quindi dai 37 bisogna scontare solo 15 22, milioni, okay. Con cui è stato costituito un usufrutto che, attenzione, nel 2017 scade. Problema quando si è verificato? Nel momento in cui la Logitech, io non entro nel merito dei 37 milioni di euro, oggi i periti che hanno valutato quell'immobile sono molto, ma molto lontani da quella cifra, ma tant'è che da progetti alla mano realizzare il nuovo macello costa all'incirca 6 milioni di euro. Quindi 22 milioni per la nuda proprietà è davvero una follia, voglio dire, e non credo che nessuno dei lavoratori che dovranno fare le cooperative è disposto a fare una cosa del genere. Il problema poi è anche un altro: la Logint è assoggettata a procedura concorsuale, ha da poco presentato la seconda domanda di concordato preventivo, perché la prima, per quanto mi risulta, non è stata votata, non ha passato la maggioranza dell'adunanza dei creditori, e quindi è evidente che l'acquisto di quel macello, della nuda proprietà, dovrà seguire i tempi della procedura. Ma chi saranno poi i proprietari di questo nuovo immobile? Saranno delle sì, cooperative? O le di cooperative, questa... noi abbiamo diciamo, immaginato, sempre per poter rendere più accessibile il finanziamento pubblico, la prima e la seconda lavorazione, l'investimento che sarà messo in capo all'OP, e invece terza, quarta e tutti i successivi processi produttivi di commercializzazione alla cooperativa di produzione e lavoro.
Quindi, giustamente, consigliere Iorio diceva, capiamo le ragioni di convenienza, ma intanto sono ragioni di convenienza di tipo economico, perché probabilmente il concordato preventivo di Logint partirà da una base d'asta di 22 milioni di euro e sfido chiunque a comprare un macello vecchio, obsoleto, a 22 milioni. Ci sono ancora 4 anni di... No, 3 anni di usufrutto, 2 anni e mezzo. 3 anni di usufrutto e credo che possano essere utilizzati. Ma un momento, in un'azienda che fosse efficiente, ma 3 anni o 1,5 milioni di perdita al mese, ma chi ce le rimette? Cioè, il problema è questo. Allora, i rilievi che ci fa la Corte dei Conti e il MEF sono di questo tipo, cioè non sono più consentiti. Noi adesso stiamo rispondendo ai rilievi critici che ci fanno, che ci hanno fatto sia la Corte dei Conti che il MEF. Non sono più consentite oggi immissioni sotto qualunque forma di aumenti di capitale, di fideiussioni, di finanziamenti a società partecipate che hanno registrato perdite di esercizio per 3 anni consecutivi. E purtroppo è proprio il caso della GAM, non solo. E anche laddove non si vertesse in questa ipotesi, la Regione deve necessariamente adottare le politiche correttive. Noi riteniamo che questa sia la giusta politica correttiva. Il problema, sono d'accordo con lei, onorevole Iorio, dei 3 anni ancora di usufrutto, ma chi gestisce lì dentro? Intanto è una, diciamo, le condizioni sono assolutamente vetuste e non sicure, quindi bisognerebbe intervenire e fare degli investimenti. E chi li fa? Ai fondi pubblici la GAM non ha accesso, sarebbe un aiuto di Stato. Per cui, è come dire, era questa proprio la cosa a cui si voleva mettere fine, un cane che si morde la coda, non era più possibile, andava fermato e resettato tutto. Quindi, ritornando allo stabilimento, non solo una non convenienza economica, ma soprattutto un problema di tempistica. Bisogna partire subito e aspettare i tempi della procedura e il concordato preventivo sicuramente non sarebbe conciliabile con i tempi del piano industriale che è stato predisposto. Che lì bisogna aspettare l'asta, bisogna rispondere, cioè passano anni. Io sono d'accordo che lo stabilimento deve ripartire subito, perché più tempo perdiamo e più diminuiscono le probabilità di riaprirlo, cioè, lo stabilimento, di rifarlo nuovo. Però dobbiamo far capire, e me la devo capire anche io, perché faccio parte del sindacato, però sono un lavoratore, e dovrei diventare un socio lavoratore. Quindi entriamo nel merito di alcune domande specifiche e tecniche sia all'avvocato Lalli che al presidente Calleo, perché i telespettatori che ci stanno guardando, secondo me, vogliono capire effettivamente come sarà tutta strutturata l'azienda. Iniziamo dagli investimenti. Gli investimenti sono all'incirca per 32 milioni di euro, se non sbaglio, più IVA. O no? 16 ci rimette la Regione, 16 è la parte pubblica. Belle domande precise. Gli altri 16 verranno divisi, dove ci sarà anche il totale, per capirci meglio, ci saranno, diciamo, 2 milioni di euro che toccheranno alla quota, diviso i lavoratori, e là, si stabilirà la quota singola. Però l'abbiamo abbassata, sì, però io non c'ero nell'altra riunione, ecco perché voglio specificare. No, nelle schede che sono state presentate in Consiglio regionale abbiamo già riportato la capitalizzazione della diciamo, la vostra cooperativa. Benissimo. Abbassata del 50%. Quindi, se facciamo un calcolo di 1 milione di euro per tutti i lavoratori che parteciperanno, perché noi oggi non sappiamo chi partecipa, chi non partecipa, quindi non possiamo dire un 5.000 euro, diciamo simbolico, come avete detto voi, Presidente. Ma è stesso anche agli avventizi, diciamo, a regime sono 5.000 euro. Anche agli avventizi questo discorso della cooperativa, o semplicemente soltanto ai lavoratori, ai trasportatori? Ma bisogna. Quando riguarda i lavoratori, bisogna innanzitutto dare prevalenza a chi aveva i contratti a tempo indeterminato. È normale che poi, se dovesse rinunciare, perché quello che mi preme dire è che questa è una scelta libera, non è un obbligo, non è imposto da nessuno, è un progetto di socializzazione proposto dall'Alleanza Cooperativa Italiana, rispetto alla quale non c'è nessun'altra possibilità, perché il lavoratore, se ci fosse qualche altra possibilità, avrebbe questa opportunità di scelta, per cui non è imposta da nessuno. È una iniziativa, una proposta per cui i soci possono decidere o meno. E nel caso che i dipendenti non volessero accettare la proposta, è normale che in ordine prioritario andremo sugli avventizi e poi da lì i disoccupati, per cui verrebbe allargata, insomma, la forbice non solo ai lavoratori ma a tutto il resto dei lavoratori che sono stati impegnati indirettamente in questa filiera. Sì. Allora, ritornando ai conteggi, per essere sempre chiari, così spieghiamo pure per bene, anche se noi dovremmo fare poi un'assemblea con i lavoratori prima di accettare il tutto, per essere chiari. Allora, diciamo che a regime sono 5.000 euro a testa,
Poi degli altri soldi per arrivare ai 16.000 sempre del privato, 16 milioni sempre, sì, dal privato, scusate, i 7 dei mutui. Sì. Sì. Se la cooperativa, perché io lo voglio capire prima io, sì, la cooperativa, facciamo corda, fallisce, non va avanti, per qualsiasi motivo, dopo 4-5 mesi, il lavoratore cosa rischia? Rischia sempre la quota che ha investito all'inizio, certo, oppure ci sono altre quote? Sono cooperative a responsabilità. Ecco perché, ecco perché faccio le domande in modo che ci capiamo bene. No. Io non a caso prima all'inizio ho detto che la prima domanda che fanno i lavoratori, ma cosa il rischio? Queste per diritto societario, per norma, sono cooperative a responsabilità limitata, cioè dire che la cooperativa risponde solo col proprio capitale sociale. Volevo precisare proprio in questo caso che la se andiamo, andiamo in ordine, risposte. Quello che il socio mette nella cooperativa è una quota, significa che se io domani voglio uscire dalla cooperativa, quella quota mi viene restituita, e questo è da precisare. Ma questo l'avevo capito, sì, sì. Per cui la cooperativa risponde col proprio capitale, per cui non risponde direttamente. Addirittura parlando con le banche non ci sarà nemmeno il rischio di una garanzia reale per avere questo prestito di 5.000 euro. Diciamo che stiamo trovando le forme per venire incontro ai lavoratori. Per quanto concerne poi il resto, come diceva l'avvocato Lalli, abbiamo 4-5 milioni di euro di capitalizzazione tra le quote versate dai soci e 2 milioni di euro di capitalizzazione con il fondo delle PMI. Poi con i nostri strumenti finanziari, che è ISA per quanto riguarda il Ministero e CFI per quanto riguarda le alleanze cooperative italiane, praticamente si entra nel capitale sociale e si raddoppia il capitale. E poi praticamente, quello sottoscritto, quello delle cooperative, e poi praticamente ci sta un mutuo che dovrebbe essere intorno ai 6 milioni di euro. Con un mutuo ipotecario abbiamo praticamente visto con le banche fino a 15 anni. Quindi di quei mutui, degli altri soldi, il lavoratore non rischia niente, no, solo della quota, proprio capitale, della la quota, propria quota, è normale, che sia essa di 5.000, esatto, 4.000, è normale che la necessità per direttamente poi la struttura, l'immobile, beh, perché il mutuo ovviamente perché, non può se non essere di tipo ipotecario, anche perché gli immobili, gli investimenti, però un mutuo che accende la cooperativa, non c'è la responsabilità illimitata, ci mancherebbe altro. L'investimento che faranno le cooperative poi si tradurranno in patrimonio, quello resterà patrimonio delle cooperative, ecco perché si parla di mutuo ipotecario, altrimenti le banche non ci darebbero spazio. E sia il sistema bancario. L'investimento ti riferisci anche alla costruzione della, sì, sì, della sede? Sì, sì, certo. Tutto compreso. 16, nei 32 milioni, sì, è previsto sì, tutto. Tutti gli investimenti di tutta la filiera, dalla riconversione dei centri pollastri. Sono all'incirca 5-6 milioni di euro. 6 milioni di euro. Per... Comprese attrezzature, quanto? Tutto, 6 tutto. Milioni, no, 6 milioni sono soltanto 32, diciamo, le mura, il terreno e le mura e la predisposizione impiantistica. Però poi gli impianti e i macchinari sono a parte. Però è tutto ricompreso, diciamo, in questi famosi 32 milioni di euro, che poi comprendono anche il mangimificio e l'incubatoio, che invece sono i due asset che rimangono, diciamo. Sì, ma anche gli impianti verranno comprati ex novo o si vanno ad ammodernare quelli che ci sono? C'è una parte che può essere ma quelli di GAM che possono essere riutilizzati, sicuramente sì. E il resto va tutto, diciamo, realizzato e acquistato ex novo, ma perché, voglio dire, noi abbiamo fatto visionare... lo stesso Leocata con i suoi tecnici, AIA e naturalmente tecnici scelti poi dalla regione, purtroppo veramente si riesce a salvare molto poco di quegli impianti. Ci sono alcune lavorazioni, la terza, la quarta, che insomma che sono ancora, diciamo, riutilizzabili con degli adattamenti. Il problema è proprio questo, cioè chiaramente è un macello che non è automatizzato e quindi non è competitivo sul mercato. Il punto è proprio questo, ecco perché era necessario. Su questo ci sarebbe un po' da ridire, perché non è mia materia. Ecco, noi naturalmente abbiamo, come dire, consultato i migliori tecnici impiantisti sul territorio nazionale e ci dicono che, ma la stessa AIA quando è venuta con i suoi tecnici o Leocata, insomma, ci hanno detto sostanzialmente siamo un po' fermi all'età della pietra.
qualcosa è riadattabile, ma per renderlo più competitivo, perché d'altra parte, voglio dire, è chiaro che c'è un'evoluzione continua nella tecnologia, per cui quegli impianti, se potevano essere efficienti 10 anni fa, sicuramente chiaro, non lo... È un punto debole nostro. È sempre questo, stato perché... quello, quindi lì il pollo esce che perde. Cioè il problema di quell'azienda... 10 anni fa si sono investiti 20 miliardi. No, 10 anni fa. Ma col Feoga, ma è più, era il 95, Presidente. 95. Sì, sì, forse qualcosa in più. Ma il problema è uno, io volevo solo un piccolissimo passaggio. Perché gli altri imprenditori sono scomparsi? Non sono mai venuti, perché sono tutte storie queste delle imprenditori. No, Maria, sono venuti solo a speculare gli imprenditori. Scusa Maria, circa 2 anni fa noi abbiamo portato in Molise il Presidente Gardini, e tramite il Presidente Gardini, che è l'attuale Presidente di Confcooperative, abbiamo contattato Francesco Amadori, perché Francesco Amadori è una cooperativa che aderisce a Confcooperative, e noi abbiamo cercato di insistere affinché lui venisse in Molise. Però come ha preso l'allevamento e se ne è scappato. Questo è un gioco che hanno fatto tutti. No, Aia, ma stessa cosa, Presidente, Aia, ma in queste condizioni, ma chi ci viene? No, chi ci fai, veniva? Se non si sapeva le strutture di chi no, era, problema, era un pazzo. Oh, bravo. Il problema, questo è un lavoro che è stato fatto in questi mesi per cercare no, di mettere ordine e arrivare a delle conclusioni. Cosa conviene fare? Ha detto... Farlo nuovo, farlo vecchio. Amadori ha detto chiaramente, chiedo scusa se poi ogni tanto intervengo, e che purtroppo la filiera si presentava come una scatola cinese, per cui loro andavano a acquistare nulla. Ma è la stessa, ecco, ma lo stesso Leopardo, l'imprenditore purtroppo Presidente, non viene. Lo sai perché si sono avvicinati Aia e Leopardo? Volevo dire come stanno un pochettino le cose, perché qua si parla, ma poi la realtà è un'altra. Sono venuti, Aia è venuto perché è alla fine c'è riuscita. L'interesse dell'Aia erano le ovaiole. E basta, perché il macello ci faceva fare un po' di controlavorazioni. C'ha un macello a Napoli che fa 300.000 pulli a settimana. A noi ci ha fatto lavorare il surplus che aveva Aia, che poi lo lavoravamo male, lo dicevo al Presidente Ioli, perché noi ultimamente era un'azienda che non poteva più reggere, quelli proprio non sono stati fatti gli investimenti prima. È inutile che ci vogliamo girare attorno. Ripeto, l'ho detto prima, non voglio fare polemiche nemmeno con lei, perché lei probabilmente era l'unico che ogni volta che venivamo da lei era sempre stato molto disponibile, però probabilmente chi aveva intorno su questa situazione non ha vigilato come doveva vigilare, no? O anche il sistema che c'era la tenda, perché è vero che con i sindacati tutto l'accordo, ma ogni volta che si alzava un pochettino la voce c'era qualcuno che metteva in cassa integrazione i lavoratori o qualcuno. No, no, lei, io non parlo di questo lei, problema. Perché bisogna diamo a Cesare crisi arena per la ogni volta che venivamo da lei era stato sempre molto disponibile, ci ha dato sempre una grande mano, questo bisogna ammetterlo, però probabilmente altri hanno fatto questa cosa. Allora Aia è venuta solamente perché le servivano le ovaiole, ha visto che non ci riusciva, ha fatto capire, ha fatto vedere che voleva, ma poi non era interessata perché il macello era di una società, l'incubatore di un'altra, il magimificio di un'altra, c'era la politica, perché probabilmente Aia non vuole la politica all'interno. Assolutamente. Quindi, oltre a una differenza Tavia che ha verso il meridione, ma lo ha detto in maniera molto chiara. E allo stesso Leopardo sono state tutte voci, perché probabilmente hanno voluto, io parlo in generale della politica, perché la politica è la proprietaria. No, della... gli ultimi arrivati no, non è vero niente, è corso chiacchiere pure Leocata, vuoi sapere perché è venuta Leocata qua? Perché Leocata gli interessava l'ovaio. Leocata comprava le uova da Amadori e le pagava pure una certa cifra, e c'aveva il trasporto che le costava ancora di più. Era venuto qua perché le interessavano l'ovaiole, perché il trasporto noi lo stiamo dando ancora, anzi l'avevamo date prima, adesso ce ne sta dando Aia, le carichiamo nell'incubatore. Era interessata alle ovaiole. Le ovaiole alla fine l'hanno fatta lo scherzetto, che prima sembravano d'accordo, poi se ne sono andate, le ovaiole sparite. Perché dell'azienda non interessava niente alle ovaiole, ci voleva fare lo stesso, un po' di conto, si parlava di 50. 80.000 polli a settimana. Quello di partenza, però. Di partenza, ma quelli fa, ma che ti critica? Voca, ma quante polli allora, fa Leocata? No, secondo me l'interesse poi, di Leocata poi non era così, diciamo. No, poi questo abbiamo fatto, lasciamo stare, sono cose vecchie, inutile che ci giriamo intorno, sì, però certo. Parliamo le cose reali, quello, sono quelle. Il problema che mi pongo è un altro, si parla di 32 milioni, ma siete, credo di sì, perché voi avete i vostri tecnici, noi ci lavoriamo forse, probabilmente più di tanto non riusciamo a capire, ma io, per quello che so io, il costo più grave di tutta la filiera è l'anticipo dei soldi per comprare le materie prime, per i mangimi. Cash flow.
cash flow, ma io credo che 4 milioni di euro non ci facete niente, avvocato, no, inutile no, che no. C'è... Questo, vabbè, diciamo, io mi auguro, perché sono, esperti, se riparte quell'azienda sono il primo a fare i sacchi, strapperemo le bottiglie di champagne. C'è un conto economico ben preciso. Dipende dalla quantità della produzione. Anche perché commercialmente che cosa ci abbiamo? Fai, Presidente, no, poi diciamo anche... La linea commerciale, quanti polli noi cominceremo a... Facciamo una cosa alla volta, perché sulla quota del socio, perché non è che non siamo d'accordo alle cooperative. No, no, assolutamente, per carità. Noi perciò ci dobbiamo... Nudi, ci dobbiamo sedere al tavolo ci dobbiamo confrontare e cercare di far ripartire con tutti. L'azienda, poi io penso che, ma in questo momento è importante, come si fece nel 94-95, maggioranza e opposizione in questo momento devono lavorare insieme, altrimenti non si va da nessuna parte. Questo è un bene del Molise, è inutile che ci giriamo intorno. Allora, secondo punto, una volta stabilita la quota, anche se simbolica, così dicendo se ci sono tutti sono 5.000 euro, veniamo agli ammortizzatori sociali. Perché questo? Noi vogliamo lavorare, certo, ci mancherebbe, noi vogliamo il lavoro, perché già io che sono 8 mesi che sto a spasso, non so nemmeno la giornata come la devo passare, noi vogliamo lavorare, però ci servono gli ammortizzatori sociali, perché sappiamo che il primo giorno non rientreremo tutti, o mi sbaglio? Sì, certo, è vero. Allora dobbiamo fare subito, ci dobbiamo sedere a un tavolo e dobbiamo stabilire gli ammortizzatori più lunghi, perché io sono convinto che... Speriamo che si parte, perché ce lo auguriamo tutti quanti. Visti che non rientreremo tutti quanti lo stesso giorno, noi dobbiamo pure spiegare al lavoratore, in quel lasso di tempo ci sta l'ammortizzatore o poi si va in mobilità? Sì. No, e finisco? Sì. Anche, finisci prima. Sì. Facciamo per punti. Sì, facciamolo punti, facciamo sennò per, troppa punto alla volta. Per punti, sì. Allora, la figura del socio lavoratore è stata disciplinata dalla legge 142 del 2001. Praticamente ha distinto i due ruoli, quello di socio e quello di lavoratore. Per cui fin quando il socio rimane tale, conserva tutti i diritti. Per cui è normale che bisogna fare un piano con la Regione, col Ministero, per garantire, per accompagnare quei lavoratori che non entreranno subito come lavoratori, fin quando logicamente non verrà poi inserito e verrà fatto. Anche perché non farà parte più della GAM, quindi certo, sarà bravo, un soggetto esatto. Nuovo e bisogna vedere che tipo di ammortizzatore. Allora, sugli ammortizzatori sociali, anche questo, insomma, vabbè, ne abbiamo fatte di riunioni, certo, e voi lo sapete. Siamo, noi pure, con ognuno con il anche qui con grande assunzione di responsabilità della Regione. Che Dillo voleva sapere, si continua ad essere inquadrati ecco, nell'ambito della cassa integrazione o si va in mobilità? Sì. Allora, no, però è un discorso diverso dalle cooperative, cioè cassa integrazione e mobilità dipende ovviamente dalla scelta che dovrà fare la gamma, ma che è una scelta che ha già fatto e loro lo sanno, di un concordato, perché tanto non è più un mistero per nessuno che la GAM deve presentare a brevissimo un piano di esdebitazione e sicuramente lo strumento più idoneo è quello del concordato preventivo. E sarà un concordato preventivo in continuità, pertanto, perché altrimenti loro finirebbero la cassa integrazione ordinaria ad ottobre-novembre. Poi c'è la straordinaria. Esatto. Però per fare la straordinaria noi dobbiamo continuare il contratto di affitto con la Solagrital, altrimenti loro, se noi cessiamo quell'affitto, tornerebbero in Solagrital. Solagrital ha cessato tutti gli ammortizzatori sociali e ci sarebbe solo la mobilità. Ovviamente, allora, questa è una scelta che da un punto di vista squisitamente tecnico, adesso non mi linciate, ma io ve l'ho già detto naturalmente, tecnicamente è stato oggetto di molte discussioni con loro, con i sindacati, anche con i segretari regionali, è la più, come dire, la più dal punto di vista nostro, logica, è più semplice. Peraltro con la mobilità c'è la possibilità del famoso tesoretto, i famosi 5.000 euro, oggi la legge ti dà la possibilità, però fammi dire quello che tecnicamente, che poi non sarà questa la scelta, capite, ma il lavoratore non sarà ne questa, ma ne abbiamo già discusso, io lo faccio per chiarezza, per dire che sono argomenti che abbiamo sviscerato in questi mesi. E non con difficoltà, perché allora ho spiegato che costruire e impostare un concordato preventivo in continuità della GAM non è cosa semplice, ciò non, oltre i costi in più che questo comporterà, non fosse altro in termini di TFR che dovrà accantonare la GAM. Ciò nonostante, nonostante le difficoltà tecniche, sarà questa la strada. Per cui il contratto di affitto con Solagrital proseguirà per altri 2 anni, perché lì c'era un rinnovo tacito di 2 anni, salvo disdetta che noi avremmo dovuto dare entro luglio.
e quindi poi si aprirà il tema della cassa integrazione straordinaria. Ovviamente col piano industriale, col progetto che parte, se ne andrà a discutere al Ministero, diciamo che dovrebbero, ma ecco, siamo convinti esattamente. Ma con un concordato preventivo già è prevista una cassa integrazione straordinaria per crisi, 12 mesi, esatto, no, più 6, esatto, più 6 rinnovabili, che non è la certezza, quindi, però, però diciamo poi che scatta il quinquennio di ad agosto 2015, finisce il quinquennio, quindi rientriamo nell'altro quinquennio dove ci potrebbero. Diciamo che dal punto di vista degli ammortizzatori potrebbe essere una copertura, è chiaro che lo dobbiamo fare. La copertura, poi studiare. Naturalmente va fatta una sorta di cronoprogramma con loro, e la loro preoccupazione, che è corretta, cioè di dire: ma se io costituisco la cooperativa e divento socio, perdo? No, su questo ha risposto puntualmente il presidente Calleo, perché la normativa poi sostanzialmente non è nulla di perché ci siamo inventati noi. Anche perché mi ponevo il problema, perché comunque lo stabilimento, se si parte a settembre, io penso che, da come ha detto l'ingegnere, un altro anno se ne passa. No, allora, i lavori dello diciamo di edificazione a questo punto, del nuovo stabilimento. Per macellare il primo pollo. Ecco, il problema è chiaramente ricreare il ciclo. Per ricreare il ciclo, sì, perché esca il primo pollo macellato, se diciamo. Quindi lì dovremmo stabilire anche delle regole, anche noi come sindacato, per vedere chi rientra, come rientra, certo. Anche se io sono socio lavoratore, posso decidere di mettere la mia quota e restare in cassa integrazione, giusto? O ma mi sbaglio? Perché noi dobbiamo far capire bene come funziona. No, tu hai giustamente esposto il problema. È normale che inizialmente non tutti entreranno. Nell'ipotesi di lavoro che presentammo alla Regione c'era anche un gruppo di lavoro che riguardava proprio il sociale, per cui si doveva concertare con i sindacati questa gradualità. È normale, il socio entra perché è normale che la cooperativa debba avere quel capitale che abbiamo citato prima, per cui entri come socio e poi utilizzi l'ammortizzatore fin quando non sarai contrattualizzato, per cui c'è il tempo per decidere chi voglia entrare, perché queste sono cose che può decidere voi come sindacati. Però bisogna capire dopo, quando uno viene contrattualizzato, che cosa ci sono tanti punti, andrà incontro, nel senso che si lavora, però Presidente, il problema sì. È sempre quello che bisogna anche guardare. Io pure sono d'accordo, come diceva Lilio, noi guardiamo, speriamo che la cosa vada avanti, però dovesse succedere qualcosa poi rischia il lavoratore. Noi dobbiamo sempre ridurre quello rischio. Bisogna andare a trovare tutti i vari cavilli, i meccanismi, perché alla fine se qualsiasi cosa succede il lavoratore sia grande. Però questo lo faremo nei prossimi giorni, io spero pure abbastanza velocemente, a breve di riunirci, anche perché noi dovremo fare un'assemblea generale con i lavoratori. E lì probabilmente porteremo anche il presidente Calleo, l'ingegner Baranello, che insieme con i lavoratori, perché dovranno essere i lavoratori a decidere, noi non possiamo decidere per gli altri. Assolutamente sì. Io credo che stiamo parlando di tanti tecnicismi che non so fino a che punto ci stanno, ci stanno seguendo, perché a questo punto ci siamo addentrati in un discorso molto tecnico. Molto, molto tecnico. Il problema resta. Secondo me il difetto di questo piano non è né la cooperativa, né la, che non sia piano B, per me poteva pure essere piano A e non piano B. Io resto nella convinzione che un'attività come questa ha bisogno di un imprenditore privato, che sia socio, che sia quello che sia, ha bisogno di qualcuno che investe dei capitali anche consistenti in una iniziativa che dovrebbe tendere a ritornare quella che era. Per esempio, la rinuncia che ho sentito dire del presidente Frattura, ma non so se è definitiva o no, alla trattativa sul marchio Arena è un altro problema che riguarda l'aspetto della commercializzazione, perché insomma stiamo parlando momentaneamente, che avremmo gravato il piano industriale di un ulteriore costo. Però è sicuramente un richiamo. Ma quello, in un momento successivo, tanto che lì ci sono i tempi della procedura, per cui è sicuramente un richiamo per un'appetibilità. Certo. Presidente, lei parla di cercare questo socio privato perché sembra essere la soluzione, l'ingrediente salva azienda. Ma non è che poi alla fine facciamo come con l'ITR, che si cerca questo privato Bianchi e poi abbiamo l'ITR anche un'altra azienda in... Sì, ma questo è il pericolo, cioè, indubbiamente c'è. Come c'è il pericolo che una cooperativa nata così, come prima esperienza, in una situazione così difficile, in un'azienda che fatturava
40, quanto fatturava? Tempi d'oro 100 milioni all'anno. 100 milioni, poi dopo era diminuita, insomma. Quindi noi non stiamo parlando di una cosetta, insomma, io credo che... Lei crede che queste cooperative non riescono, ecco, a tenere... No, io non voglio demonizzare né l'una, né la... Io credo che anche con le cooperative c'è bisogno di un socio privato nella cooperativa, c'è bisogno di chi investe propri capitali, c'è bisogno... Il modello Granaloro... Non dire non c'è nessun socio privato e credo che abbiano un fatturato che sarà molto importante. Io va bene, voi certo, pensate non è, a Granaloro. No, allora Presidente, non è semplice, qua nessuno sta dicendo che io, tutta una strada in discesa. Io so che questo. ci sono tantissime perplessità, insomma, voglio dire, ci sono ancora moltissimi aspetti che devono essere definiti. Ci sono gli allevatori che, insomma, non credo siano su questa posizione, preoccupati anche del concordato GAM, perché è stato preso un impegno dal Presidente, il concordato che comporterà un'ulteriore enorme responsabilità per le casse pubbliche garantirà il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati, tra cui naturalmente gli allevatori. E qual è la somma, insomma, più o meno la si conosce? Sì, è una somma grossa, perciò dico andiamo al sodo. Voi finora avete dato, per questo era un'emorragia da fermare. Dico voi, non lei, ma voi, insomma, voi come giunta regionale, avete dato credo 3 milioni di euro a GAM, 3 o 5 milioni di euro all'interno. A gennaio 2 milioni e poi abbiamo dato esecuzione, attuazione, perché lo dobbiamo fare l'ultima delibera che avete adottato, quella famosa dei 3 milioni. E 3 milioni. E ne abbiamo destinati 2 alla capitalizzazione della GAM. Quindi in tutto sono 5 milioni. In più avete trasformato. Ma sarebbero rimasti molti di più se continuiamo a tenere aperti. Sì, ma tenere aperti significa produrre. Attenzione, ma in quelle qui condizioni, l'errore. Ma ve l'hanno detto i lavoratori. Gliel'hanno detto i lavoratori. A me non me l'hanno mai detto, la prima volta. La prima volta, però mi pare che stasera sono stati molto chiari nel dire che gli impianti erano fatiscenti, che tutto questo era da anni e che l'azienda stava morendo, loro se ne erano accorti nel 2008. Stava morendo perché aveva problemi finanziari, ma di aspetti tecnici, certo che bisognava fare gli investimenti. Noi usavamo il Freon, che è fuori legge, per far partire gli impianti la mattina, anzi si rischiava tante volte, i lavoratori Freon, sono stati mandati a casa. La questione del Freon era stata affrontata, era qualche centinaio però di milioni. Però non veniva... No, 2 milioni di euro. No. Tutto rimpianto. Allora, se dobbiamo mettere le pezze, vabbè, ma non è questo il modo di lavorare. Io penso che fare degli interventi spot, peraltro, su uno stabilimento che non è di proprietà. Questa era la premessa. Forse nel 2009 il disegno sulla carta poteva funzionare. Il problema è che qualcosa si è inceppato, Presidente. Non ha funzionato. Innanzitutto non ci sono state le banche che hanno fatto il mutuo. Lo so. Ora, quando si parla di mutuo delle banche... Ma lì erano 22 milioni, non era facile. Erano 22 milioni, però garantiva la regione. Non era facile. Quindi, voglio dire, a me quando si parla poi di mutui che arrivano tanto facilmente, diversamente, bisogna pure vedere, perché insomma, mi sembra anche questo... Vabbè, qui il mutuo sarebbe più ridotto, 7 milioni di euro, ma 22 sono veramente una... Probabilmente le banche credono più in queste ipotesi di cooperative. Ma io credo che le banche su un piano industriale serio, che funzioni, perché poi è chiaro che parte tutto da quello, no, ma anche ISA, possono dare fiducia. Poi c'è il mondo della cooperazione sicuramente che è dietro e quindi con i loro quindi ci sono altri enti che magari sono sinonimo oggi di garanzia. È normale perché che... Io resto molto preoccupato, però insomma... È normale che saremo contrari, anzi non abbiamo altro da aggiungere se non esprimere le nostre personali convinzioni. D'altronde la ricerca del privato mi è stata sempre chiesta a gran forza, io dicevo che nessuno si faceva avanti, però c'era sempre questa richiesta del privato. Io credo che un ulteriore tentativo poteva essere fruttuoso. Ma li abbiamo fatti tutti, davvero tutti. Avete fatto un bando. Prego, digli. No, proprio al di là del bando. Rispetto al mutuo, è normale che la percentuale di rischio debba essere distribuita, per cui noi cercheremo di coinvolgere più istituti finanziari e più banche per cercare di distribuire equamente la percentuale di rischio, perché andare solo su una banca normale diventa molto difficile. Poi qualcuno mi dovrebbe pure chiarire, scusami se ti interrompo, sì, Galleo.
Mi risulta che anche facendo la scelta di abbandonare lo stabile, c'è quello dell'ITAM che sta vicino. Ma quello noi l'abbiamo verificato, però anche quello è un fallimento e abbiamo ancora una base d'asta molto alta. 5 milioni. Adesso l'hanno abbassata, è stata di 9 milioni prima. Fino... Però per scelte tecniche, credo, un po' forse anche per le dimensioni, che non è sicuramente particolarmente grande, però anche lì, cioè, adesso c'è stata fatta la prima base d'asta, cioè la terza credo, bisogna sempre stare dietro ai tempi della procedura. L'idea, come dire, però, di comprare uno stabilimento comunque vecchio, a 5, se fossero 5-6 milioni, io so che ancora non erano arrivati all'ultima base d'asta a 5, e a fronte di 6 con uno nuovo, non lo so, cioè diciamo è una proposta, poi le cooperative potrebbero decidere, i tavoli sono serviti ai gruppi di lavoro anche a questo. Voglio anche fare un altro chiarimento, dice il Consiglio regionale, nessuno sapeva quello che stavate facendo, ma vabbè, in realtà si sapeva, c'era il tavolo del partenariato, no, c'è qualcuno, ma ufficialmente... C'è qualcuno regionale che si è detto, insomma, molto titubante, quindi figuriamoci se lo dicono però in giunta, figuriamoci... Però il piano industriale era, come dire, work in progress, cioè in realtà non era ancora, non è ancora ufficiale, nel senso che... l'interlocuzione con loro, l'ultima il confronto con loro ai lavoratori. Ma era quasi quotidiana nell'approfondimento di alcuni schemi, quindi quando è arrivata poi la convocazione del Consiglio regionale, in realtà proprio una settimana prima avevamo fatto una riunione in cui gli avevamo consegnato queste schede di approfondimento di alcuni aspetti rispetto alle quali attendevamo delle risposte per poter poi andare a definire ulteriormente, ecco, gli elementi di questa soci... ma se sono i soci da parte soci noi, chiaro, ma come lo superiamo? Noi adesso che dobbiamo discuterlo, però ci potrebbero anche essere altre strade, penso io, no? Noi possiamo vedere l'esempio di Piombino, là, con l'area di crisi... vuole l'imprenditore privato! Ma comunque con l'area di crisi arrivano i soldi, ma arrivano i soldi, ma non li può utilizzare il soggetto capito, pubblico, però, cioè io non so come... No, il socio pubblico li può utilizzare, come ha fatto là? Ha messo dei capitali... Ma c'era l'imprenditore privato? No, il socio pubblico ha messo... la regione di Toscana ha messo... Ma c'era l'imprenditore privato! Allora, forse bisogna anche capire questo concetto. Sì, ma se oggi si potesse fare anche meglio di quando non è stato fatto ieri, perché rincorrevamo anche... Io credo che l'imprenditore, se si va, scusate, chiedo scusa, Presidente, se si va da un imprenditore e portarlo in azienda su un piatto, diciamo, allora, appetibile, probabilmente gli imprenditori, gli unici che possono, diciamo, gestire in maniera, se vogliamo farla gestire in maniera efficiente la filiera avicola, sono quei 4-5 e sanno tutto, conoscono il piano industriale meglio di te, eppure non si fanno vivi, allora, sanno dei fondi pubblici, sanno tutto. Non è appetibile la gamma in questo non momento, aspettano che l'azienda sia completamente distrutta, perché probabilmente... Ma questo non glielo dobbiamo consentire, infatti. Sappiamo che AIA è molto interessata all'incubatore, ha fatto anche delle proposte sull'incubatore. Vabbè, ma con AIA si può pure riprendere il discorso, anche con AIA. Credo che con AIA ci si sente, non io, ma naturalmente i manager della GAM, proprio perché stanno facendo un conto lavorazione, quindi è quotidiana l'interlocuzione. AIA sa tutto, conosce il nostro piano industriale. E loro pensano che l'idea di AIA è quella di ridurre a zero l'azienda, ecco, per poi recuperarla dal costo. La strategia di AIA è una strategia. Quella, ma è stata sempre quella la strategia di AIA. Un po' di tutte le grosse aziende, aziende. È meglio entrare. Poi altri imprenditori, investendo. Secondo me ci potrebbero essere, comunque vabbè. Io se intanto, ci saranno, verranno fuori. Però vediamoci, non scartiamo nessuna ipotesi, noi vogliamo riparti, vogliamo lavorare. Quindi è inutile che... Permettetemi, vorrei precisare... Prima di dare la parola al Presidente Calleo, io devo mandare 30 secondi di pubblicità tassativa. Molise, terra di tartufi. Da oltre 10 anni l'azienda Baccol produce salse e creme a base di tartufo, miele ed oli aromatizzati al tartufo, tartufo fresco bianco e nero e ancora pasta, formaggi e molte altre specialità a base di tartufo. Baccol, dalla terra per noi.
Il buon vino nasce dalla buona vigna e dall'esperienza di chi la coltiva. La cantina Giagnacovo produce Tintilia, Moscato, Aglianico, Cabernet. Assapora il Moscato con vinificazione in secco. Ma non solo, confetture con frutta e zucchero di canna senza conservanti aggiunti. Curiamo e coccoliamo 1000 piante di olive da oltre 20 anni. Con la stessa dedizione e passione produciamo il nostro olio, ricco di sostanze naturali. Dopo Molise, extravergine, bio, aromatizzato, sott'oli, patè, condimenti, salse, cosmesi naturale. Oleificio di Vito, lo trovi a Campomarino. Arte Studio è un luogo dove l'arte si prepara per entrare nelle case. La nostra vocazione? Il completamento di ogni arredo, con la giusta proposta artistica. Consulenze, sopralluoghi, cornici su misura e specchiere. Arte Studio di Spada Maria Antonietta. Passione e disponibilità al tuo servizio. Eccoci rientrati in studio. Prima di eravamo rimasti con le domande di Giancarlo Diglio. Io però vorrei chiedere alla regia di mandare in onda la clip musicale divertente, ovviamente che nessuno se la prenda con le immagini che scorreranno. È giusto per rallentare un po' l'attenzione. In radio c'è un pulcino. Divertente, abbiamo sorriso, almeno così stemperiamo un po' gli animi, anche se questa sera siamo tutti tranquilli perché si discute ovviamente per trovare una soluzione per i tanti lavoratori che oggi sono ancora in attesa, almeno di capire quale sarà il loro futuro. Giancarlo Diglio voleva fare un'ulteriore domanda di approfondimento. E l'ultimo punto sempre per capire bene il rischio del lavoratore, perché noi comunque il prodotto lo dobbiamo vendere, lo dobbiamo mettere sul mercato. E allora tanti lavoratori ci dicono sì, vabbè, noi vogliamo rischiare, perché noi sappiamo che comunque il rischio c'è, non dobbiamo nasconderci. Non possiamo dire partiamo spediti e va tutto bene. Noi dobbiamo ridurre il rischio per tutti i lavoratori. Quindi la commercializzazione, la domanda la voglio fare al Presidente Galleo, sulla commercializzazione come faremo? Noi proprio dalla commercializzazione siamo partiti, perché senza la vendita del pollo non andremo da nessuna parte, anche perché quello che interessa a noi lavoratori è il fatturato, perché senza fatturato poi i piani di ammortamento non riescono ad essere rispettati. E l'abbiamo approfondito proprio perché nel piano industriale non era specificato quali fossero le strategie commerciale. Noi partiamo dal punto, l'ho detto anche prima, che il pollo molisano oggi è fuori mercato. E allora dobbiamo... Non c'è il pollo molisano, non è che è fuori mercato. È fuori mercato, nel senso... Il pollo molisano inteso come... Quello degli allevatori, cioè quello che viene speculato da parte dei competitors che vengono soltanto a sfruttare i bisogni dei nostri allevatori. Io credo che ci sia spazio, ci deve essere spazio per il nostro pollo, anche perché tutti questi competitors non vogliono assolutamente che riparta la filiera in Molise, questa è la verità. Perché se si dovesse, e noi ce lo auguriamo, rivalorizzare il marchio Arena, diventerebbe un altro concorrente. Il marchio Arena, quando funzionava, quando andava bene, era sul mercato quello più ambito. E i dati, i numeri ci danno ragione. Per cui partiamo da questo principio. Per riconquistare il mercato è normale che bisogna partire dalla base. E infatti la socializzazione d'impresa ci permetterà
di avere un prodotto di qualità a prezzi vantaggiosi, perché attraverso la socializzazione la cooperativa può anche prestabilire di fare qualche sacrificio in più per offrire un prezzo più competitivo. Una volta che noi abbiamo riguadagnato lo spazio attraverso la prima fase e guardiamo i grossisti, con le nostre strutture nazionali, Confcooperative e Lega Coop, per cui la Coop, Conad, Sigma, eccetera, praticamente riusciremo a parlare un mercato, diciamo, di media e grande distribuzione. Però il problema essenziale è quello: se non riparte e il polo non viene inserito nel mercato, noi abbiamo grosse difficoltà. Ecco perché la necessità di ripartire subito, perché quegli spazi ce li dobbiamo guadagnare. Poi, ancora per la cooperativa, gli elementi fondamentali, perché è normale che nel momento in cui andiamo a costruire la cooperativa, 200 pensiamo alla cooperativa di trasformazione, 100 di allevatori, magari gli allevatori e i trasportatori sono più portati a gestire una cooperativa perché già sono imprenditori, ma i lavoratori si troverebbero completamente, come dire, disorientati. E è importante la governance delle cooperative e il management che sarà praticamente individuato nella SPA. È un management che non deve avere niente a che vedere con il passato e soprattutto con ingerenze da parte della politica. È una cosa che abbiamo chiesto dal primo giorno. Noi come Alleanza Cooperativa Italiana, attraverso la struttura regionale ma anche quella nazionale, daremo la disponibilità a partecipare sia nella governance e sia nel management, perché è quello che vogliono sapere i lavoratori, perché i lavoratori non devono sentirsi praticamente abbandonati. Facciamo le cooperative e praticamente tutti si tirano indietro. Assolutamente no. Qui abbiamo preso un impegno verso il Molise, verso i lavoratori, e intendiamo portarlo avanti fin quando si abbia una propria autonomia. E lo faremo solamente se tutti lavoriamo con quello spirito. E io invito anche le organizzazioni professionali a sedersi intorno al tavolo, perché anche loro sono parte attiva. Perché qualche critica, e voi sindacalisti sicuramente lo sapete meglio di me, è verso le somme che verranno prese dal PSR per finanziare la filiera avicola. Noi abbiamo fatto una verifica a livello nazionale per capire quali criteri vengono utilizzati nelle altre regioni. Viene utilizzato il criterio di valutare in percentuale il settore nel PIL regionale. In tempi, diciamo, buoni, la filiera avicola rappresentava 8 punti percentuali del PIL. Considerando che la regione ha avuto circa 210 milioni di euro dall'agricoltura, l'8% andiamo intorno ai 16 milioni, per cui c'è anche la motivazione eventualmente per dire perché finanziare questo settore. Però, Presidente, quello che volevo chiedere, lo abbiamo sentito prima nel contributo di Stefania Potente, che c'è questa cooperativa, la tripla A di allevatori, però che non c'è più, è fuggita. Quindi come si fa? Cioè, si parla, ecco, di portare il pollo sul mercato, ma innanzitutto dobbiamo pure trovarlo questo pollo. Come si fa adesso, allora, a fidelizzare nuovamente gli allevatori? Da dati che abbiamo avuto dall'ingegnere Baranello risultano circa 140 allevatori. La triplice A rappresenta, se non erro, circa 40-50 allevatori. È normale, io ripeto sempre questo concetto, che siamo in democrazia. Uno dei principi fondamentali della cooperativa è la gestione democratica e la mutualità. È normale che se gli allevatori che fanno parte della cooperativa triplice A non sono d'accordo, è normale che noi dobbiamo interessarci a trovare altri allevatori. È normale che senza la base non si vada da nessuna parte. Io sono sicuro che l'interesse da parte di questi allevatori, ma anche di altri, c'è. Adesso, tra l'altro, l'iniziativa della Regione, adesso apriremo naturalmente anche più nel dettaglio il confronto con gli allevatori, e saranno naturalmente convocati tutti, chi naturalmente già organizzato in cooperativa come la AAA, c'è anche l'altra cooperativa, chi singolarmente perché non appartiene alle cooperative. Quindi adesso si inizierà anche un confronto serrato nel dettaglio di condivisione del piano con tutti gli allevatori. Io sono convinta che anche la AAA ritorna all'ovile. Ma d'altra parte è come dire, ma ritorna all'ovile, loro sono quelli che non sono andati da nessuna parte in realtà, perché non hanno aderito, non hanno, come dire. C'è stato anche un momento quando alcuni allevatori avevano aperto il dialogo anche con Aia, pare che qualcuno aveva già preferito.
anche i broiler. La AAA invece ha fatto una scelta diversa, ma questo anche, come dire, di supporto e sostegno a questo percorso che stava intraprendendo la regione, che era quella sostanzialmente di non andare in socida con nessuno dei competitor, per cui allevano sostanzialmente in proprio, vendono il pollo, comprano il pollo vivo e poi non se lo macellano anche. Quindi noi siamo convinti invece che sono bravi imprenditori anche loro e che con loro si farà un ragionamento serio. Volevo fare anche un'ulteriore precisazione sull'aspetto, giustamente qui sono preoccupati i lavoratori commerciali. Uno dei motivi per cui i competitor non vogliono che la filiera avicola riparte è perché in realtà la grande distribuzione è stanca del cartello, sostanzialmente, agli amatori, e quindi non vede l'ora che arrivi un nuovo produttore, soprattutto di un pollo storico di qualità come quello molisano, per non soggiacere più ai ricatti del cartello agli amatori. Per cui noi siamo convinti che sulla grande distribuzione, si può, anche grazie naturalmente alla disponibilità del mondo della cooperazione, ci sarà possibilità di entrare. Ovviamente il piano industriale entra nel dettaglio di tutti questi aspetti, sia dal punto di vista economico-finanziario sia più squisitamente commerciale. Siamo quasi in chiusura, ecco, chiedevo a Mariano e a Diglio se avevano altre domande da fare per chiarire un po' ancora nuovi aspetti, o è tutto chiaro? No, io vorrei solamente chiedere di affrettare un pochettino i tempi, perché aspettiamo noi, dopo una risposta. L'ho detto prima, no, la nostra risposta è che ci dobbiamo sedere a tavolo, dobbiamo valutare, dobbiamo insieme cercare se la strada è quella, la strada migliore, oppure se è possibile che ci siano altre strade, perché noi che viviamo tra i lavoratori, la domanda di tutti i giorni ai lavoratori: che cosa si sta facendo? L'azienda riparte, e quindi questo perché il lavoratore è molto preoccupato per il futuro. Ma con quanti lavoratori ripartirà l'azienda come fase iniziale? Quanti saranno? Ci sarà una, diciamo, una gradualità a noi regime. Siamo 270 lavoratori adesso. A regime, cioè ipotizzando 250.000 polli settimana, 200 si quindi dovrebbe. Quindi 200 lavorare. Come punto. Però vorrei precisare. No. Sì, sì. No. Gli esuberi previsti dal piano sono 200.000 polli a settimana. 250.000 polli a settimana, no. Si prevede l'impiego. 200 persone. 200. Io... E ti ricordi, c'era il problema dei 69 esuberi. No, io vorrei precisare. No. Però il problema, scusa Presidente, sì, prego. Il problema è più grave, è più grande, è questo. Se mettiamo, facciamo, a noi ci fa piacere, riparte questa azienda. Noi con il pollo solamente non andiamo da nessuna parte, dobbiamo cominciare a vedere, però adesso forse vado troppo avanti. Magari le coperte, le terze, le quarte, no, ma perché no, quello è il problema. Prevede le terze, le quarte, pure le questo quinte. Perché se pensiamo solo di rimanere con 300.000 punti, non abbiamo fatto niente. Insomma. No, però voi il piano ce l'avete, perché parli come se... Noi ce l'abbiamo il piano, cose, però quello non è... Ma noi di piano industriale, avvocato, ne abbiamo visto a centinaia. Ma lascia perdere quelli precedenti. Ma noi siamo... la politica per me è tutta la stessa maniera. Quelli precedenti li abbiamo fatti insieme a lei, dottore. No, io i piani industriali non li ho mai fatti. Vabbè, no, li ha visti, non li ho mai visionati. Li ha fatti la Deloitte. Non ci scordiamo, non ci dimentichiamo la famosa Lina De Wustel, quest'altro, quando furono messi i primi soldi. Erano, non dimentichiamo tutte queste cose, e poi alla fine non si è avverato niente. Si sono sperperati i soldi pubblici, la gente pensa che questi soldi probabilmente li abbiamo presi, non abbiamo preso niente noi lavoratori, ci hanno pagato lo stipendio, ci abbiamo anche rimesso, perché con la sua lacrima ci abbiamo rimesso dei soldi, con la CAM probabilmente ci rimetteremo pure qualcosa, perché ancora manziamo per noi anche la 6, 5, no la tredicesima, quelle 5-600 euro per noi sarebbe un grande tesoro, e quindi ancora non lo percepiamo questo, noi che lavoriamo, noi quei pochi che lavoriamo dobbiamo prendere ancora lo stipendio da qui. L'incubatorio, ci sono dei lavoratori che vengono da fuori, anzi con l'occasione per denunciare una cosa gravissima, un lavoratore è stato a un lavoratore che non è potuto venire la settimana scorsa per un giorno perché non aveva i soldi per mettere il gasolio, è stata fatta una lettera di contestazione su questa cosa. Io penso che lei, avvocato, noi la denuncia già l'abbiamo fatta, però io mi auguro che questa cosa venga fatta chiarezza, perché non si può la lettera di risposta di giustifica del lavoratore l'ho fatta io personalmente.
E poi diciamo che questo è un lavoratore che viene da Trivenza, non viene da Boiano, però io credo che un lavoratore che ha avvisato, immagino che si è chiusa lì la vicenda, non è partita la procedura disciplinare. Ha avvisato il caporeparto dicendo vedi che non c'ho soldi per mettere diesel. Prego, volevo aggiungere qualcosa sugli esuberi. Quando si parlava di esuberi all'inizio, io dicevo all'ingegnere Baranello, ma guarda che per noi gli esuberi non ci sono. Dice, ma come si fa? Beh, con la socializzazione c'è la possibilità di coinvolgere tutti nella lavorazione. In che modo? Anziché proporre un contratto a 8 ore, uno con la socializzazione, proprio perché il socio è impegnato direttamente, può accettare 7 ore, 6 ore e far lavorare tutti. Una specie di contratto di solidarietà, praticamente. Con questo metodo facciamo lavorare tutti. Perché, effettivamente, ecco, si scatta il principio della solidarietà. Sì, bisogna studiare bene il meccanismo, perché comunque anche con gli ammortizzatori, noi dobbiamo guardare pure le persone che resteranno fuori. Come dice Mariana, sediamoci a un tavolo per discutere per bene e non penalizzare il lavoratore, perché noi più delle volte qualche errore l'abbiamo fatto, non ultimo la CISOA, dove avevamo fatto un passaggio d'azienda che ci portavamo tutto dall'altra parte, e poi ci siamo ritrovati in agricoltura piena, dove la cassa integrazione era quella che pagavano, la minima che ci pagavano. Ci siamo accorti dopo che l'azienda ci ha inquadrato in agricoltura piena. Quindi noi adesso, prima di fare un passo, dobbiamo stare attenti a tutto quello che facciamo per cercare di tutelare al meglio i lavoratori. Ecco, in attesa di questo prossimo tavolo per avere ulteriori delucidazioni, consigliere, domani in aula che cosa discuteremo? Succederà? L'ordine del giorno e vedremo che cosa dirà la maggioranza. Io spero che alla fine si troverà una soluzione, insomma, una soluzione bisogna trovarla. E anche presto. Certo, bisogna fare chiarezza su tutto, dall'inizio alla fine, ma quello che ci interessa è che la produzione riparta. Noi abbiamo indicato alcune strade, altre strade vengono dal piano industriale, purché ci sia condivisione, perché non mi risulta che questo c'è, spero che domani si chiarisca anche la giunta regionale, insomma, su questo percorso, che sia chiaro anche il discorso del macello, nuovo, non nuovo, dove, io non lo so dove si farà. No, già è pronto tutto, planimetria, progettazione, tutto. No, nelle schede che avete avuto non c'è tutto, però poi vediamo, perché insomma quando dice pronto tutto non è proprio così. No, pronto sulla carta, il sito è stato individuato, rimarrà quella cattedrale nel deserto, che per dismettere quella cattedrale nel deserto ci vorrà forse più soldi, probabilmente. Questo è un cruccio che mi resta, ma comunque d'altronde queste cose le puoi solo dire quando non governi. Probabilmente io avrei fatto diversamente, su questo non c'è dubbio, forse sarei riuscito, forse no, però avrei fatto diversamente anche sulla trattativa della sede, dell'immobile. Il tribunale, non è che trattativa con privati? Sì, lo so, vabbè. C'è un tribunale, organi della procedura, non è che anche, si va a trattare. Anche con il tribunale. Siamo in chiusura. Volevo fare a tutti i molisani. Noi il 28 giugno ci sarà la marcia per il lavoro. Io mi auguro che in quella marcia partecipano tutti davvero, non solo i lavoratori, ma tutto il Molise. E poi ci sarà anche l'intervento finale del segretario generale della CGIL, Camusso. Io mi auguro che partecipiamo in massa, perché qui si parlerà del futuro del Molise, dell'economia molisana. E noi, se siamo uniti, anche se il Molise è piccolo, però siamo uniti, possiamo farci sentire la nostra voce e saremo anche disponibili a farla sentire a Roma la nostra voce, pur di salvare l'economia molisana. Specialmente da parte dei giovani, perché un giovane su due nel Molise non lavora. No, il tasso di disoccupazione è altissimo, è altissimo.
Ecco, noi siamo arrivati in chiusura, in attesa di quello che succederà anche domani in Consiglio regionale, con la speranza che comunque si faccia ulteriore chiarezza. Noi questa sera abbiamo cercato, ecco, di delineare, definire passaggi importanti, c'erano molti punti interrogativi, speriamo che abbiamo chiarito qualche passaggio e aspettiamo, ecco, questi nuovi step urgenti e impellenti per tutti i lavoratori. Grazie come sempre e una buona serata.